Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e in questo video vi mostrerò il tutorial per realizzare questi orecchini a cuore. Questo ve lo faccio vedere perché è già inamidato, quindi già indurito. Non vi servirà altro che un filato e appunto la monachella di un orecchino, potete utilizzare appunto anche quella di un vecchio orecchino che non utilizzate più. Io l'ho fatti con il rosso, ovviamente potete farli del colore che più vi piace e per inamidarlo ho utilizzato un semplice smalto trasparente, così da velocizzare un po' le cose, però potete farlo anche con l'amido se preferite. Appunto non sono grandissimi, quindi possono tranquillamente essere indossati e io per realizzarli ho utilizzato un acrilico numero 3, però ovviamente se vi piacciono più piccolini potete utilizzare un cotone e quindi verranno logicamente più piccolini. Questo qui è quello che realizzerò insieme a, che ho realizzato appunto insieme a voi nel tutorial, appunto deve essere ancora inamidato, per cui vedete proprio la differenza. Qui i punti sono più evidenti perché deve essere ancora inamidato. Comunque il tutorial è facilissimo e la lavorazione è davvero molto molto facile, adatta anche a chi appunto è alle prime armi. L'ho realizzata appunto per San Valentino, però ovviamente possono essere indossati quando volete e nulla, vi lascio al tutorial. Allora, per fare il nostro orecchino a cuore ci servirà un filato del colore che preferite, in questo caso io sto usando un acrilico numero 3 di colore rosso, l'uncinetto adeguato alla lavorazione, una coda lana e una semplice monachella, di quelli sono praticamente quei gancetti che si usano per appunto gli orecchini. Allora, cominciamo subito col fare un semplice cerchio magico. Lo facciamo insieme così magari lo rivedete una volta in più, anche se ormai ok. Arrivati a questo punto facciamo due catenelle. E due maglie alte all'interno del cerchio magico, quindi una e due, lavorando all'interno del cerchio magico. A questo punto 3 catenelle, 1, 2, 3 e 5 maglie alte sempre all'interno del cerchio magico, quindi la prima, la quinta. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Tiriamo un pochino il filo per stringere il cerchio magico, in questo modo che non ci dà fastidio, e sempre all'interno di questo cerchio magico facciamo altre 5 maglie alte. Quindi una, 2, 3. Eccoci qua, di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. A questo punto non rifacciamo 5 maglie alte, ma semplicemente ne facciamo soltanto 2, quindi 1 e 2. Tiriamo definitivamente il filo del cerchio magico, quello corto, stringiamo per bene e con questa catenella che adesso ci troviamo, cioè con il gancetto dove ci troviamo adesso, andiamo in questa catenella di base che abbiamo fatto all'inizio e andiamo a fare una maglia bassissima. Abbiamo fatto la sagoma iniziale del nostro cerchio magico. Adesso che cosa facciamo? Nella prossima maglia, questa che la prossima che ci ritroviamo, vediamo se si vede bene, ecco, facciamo una maglia bassa semplice. Nella prossima vedete che prima di arrivare all'archetto ce ne rimane un'altra scusate, facciamo una mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entriamo, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre. Questa è una mezza maglia alta che vi ho già fatto vedere altre volte, però ovviamente rivederla male non fa. Quindi adesso ci ritroviamo a lavorare dentro a questo archetto.
All'interno di questo archetto dobbiamo fare semplicemente 9 maglie alte, tutte quante all'interno di questo archetto. Quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Ovviamente se vedete che diciamo andate un po' strette, allargate in questo modo. La settima, l'ottava e la nona. Quindi abbiamo fatto le nostre 9 maglie alte. Nelle maglie successive, appunto, andiamo a fare 2 maglie alte. Quindi la maglia successiva, entriamo e facciamo una maglia alta. Se riesco a passare, ecco, una maglia alta e un'altra nella successiva, quindi un'altra maglia alta. Dopodiché facciamo 2 mezze maglie alte, per cui filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia e chiudiamo tutte e 3. Ne facciamo un'altra mezza maglia alta nella prossima maglia che ci rimane. Ecco qua, adesso ci ritroviamo di nuovo in questo archetto in cui dobbiamo fare 3 mezze maglie alte, una catenella e 3 mezze maglie alte. Le facciamo insieme. Allora entriamo, prima mezza maglia alta, sempre nell'archetto, seconda mezza maglia alta, terza mezza maglia alta. A questo punto fate una semplice catenella e di nuovo altre 3 mezze maglie alte. La prima, la seconda e la terza. Abbiamo fatto appunto 3 mezze maglie alte, una catenella e 3 mezze maglie alte all'interno di questo archetto. Adesso dobbiamo fare nella maglia successiva una mezza maglia alta, nella prossima ancora un'altra mezza maglia alta, nella prossima una maglia alta semplice, nell'ultima che ci rimane appunto un'altra maglia alta, e ci ritroviamo appunto in questo archetto. In questo archetto non dobbiamo fare altro che fare quello che abbiamo fatto dall'altro lato, per cui di nuovo 9 maglie alte all'interno di questo archetto. Quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta, quinta, sesta. E come vi dicevo prima, se vi sentite un po' strette andate semplicemente ad allargare un attimino. La settima, l'ottava, infine la nona maglia alta. Ci ritroviamo a questo punto. Facciamo quindi nella maglia successiva una mezza maglia alta, mezza maglia alta, nella prossima una maglia bassa. E a questo punto entriamo esattamente in questo punto, vi faccio vedere, in questo punto, e andiamo a fare una maglia bassissima per terminare il nostro lavoro. Se riesce ad uscire magari sarebbe anche apprezzato. Ok, allora questo filato è davvero pessimo perché si sfilaccia di continuo. Ed ecco qui, abbiamo terminato la sagoma del nostro cuoricino. Come vedete è un cuoricino molto semplice. A questo punto non dovete far altro che tirare il filo, tagliarlo semplicemente e andare a infilarlo con l'ago
e a inserirlo e a nasconderlo appunto nella lavorazione. Fate la stessa cosa anche con questo qui che c'è dietro. Quindi ora non ci resta che fare questo lavoro e inserire appunto la monachella per l'orecchino. Ecco qui, una volta appunto nascosti i fili nella lavorazione, non ci resta far altro appunto che inserire la monachella e inamidare appunto il nostro lavoro. Questo è l'orecchino terminato, inamidatelo come preferite, io in questo caso lo vado a inamidare con lo smalto trasparente, però potete farlo come preferite. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se appunto vi ha tenuto un pochino di compagnia e vi è stato utile, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.